non consente al Parlamento di incidere sulla intesa una volta che è sottoscritta. Sostanzialmente la bozza Calderoli, violando la Costituzione, dice che se una regione e il governo fanno un'intesa su un assetto diverso delle competenze e dei finanziamenti, il Parlamento non può mettere becco, deve passare come mera approvazione, può solo dire sì o no, come se fosse un trattato internazionale. Siccome la Costituzione questa cosa non la prevede e non se la può certo inventare una legge ordinaria, la bozza da questo punto di vista è tamquam non est, cioè è un errore dal punto di vista costituzionale, che però, parliamoci chiaro, siccome lo stesso ministro ha detto che sostanzialmente non è una bozza, è un appunto, e allora lasciamo perdere questo appunto e ripartiamo da una ipotesi che è quella che ho definito e che devo dire anche il comunicato dei gruppi del Partito Democratico di Camera e Senato hanno tracciato stamattina e alla quale ovviamente tutte le regioni di centro-sinistra fanno riferimento. Grazie.